C'è chi si vergogna, chi non ha invece nessun problema a chiederlo. E parliamo della doggy bag, è la vaschetta antispreco, quella che serve per portare a casa quello che non riusciamo a mangiare quando siamo al ristorante. Ne parliamo con Roberto Calugi, benvenuto, il direttore generale della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio. E poi però prima vogliamo seguire Daniela Bricca, che ha chiesto a ristoratori e clienti che cosa ne pensano. Vediamo. Io mangio più o meno quasi sempre tutto, sono un mangione, quindi è difficile che lascio qualcosa nel piatto. I clienti le chiedono di preparare la doggy bag? Allora, dipende dai clienti. I clienti stranieri sì, mentre l'italiano è ancora un pochino restio sulla cosa, quindi è un po' di vergogna, non la chiede se non sensibilizzato magari da noi. Oggi ne ha preparata una? Oggi no, perché fortunatamente da noi mangiano tutto, quindi si lascia poco. Secondo un'indagine di Fipe Confcommercio, il 36% della spesa alimentare delle famiglie è fuori casa. Eppure quasi l'85% dei clienti chiede raramente o mai di portare via il cibo, a fronte di circa il 43% dei ristoratori che lo propone e quasi il 92% che è attrezzato in tal senso. Ultimamente l'abbiamo fatta a Milano. Devo essere sincera, ci siamo riportati una cotoletta a casa perché proprio loro ci hanno detto di portarla via. Tanta gente invece un po' si vergogna. Ma forse perché ricordiamo i vecchi fagottari di una volta, si parlava dei fagottari che erano quelle persone diciamo un po' più poverelle, e allora forse tante volte la gente si pensa di incappare in quella tipologia lì. La consuetudine di portarsi a casa il cibo ordinato e non consumato, la famosa doggy bag, riguarda solo una piccola parte della clientela, più del 15% per il cibo, quasi il 12% per il vino. Perché? Il 26% è contrario per imbarazzo e perché di cattivo gusto. Avete mangiato tutto? Divorato, qua è impossibile lasciare qualcosa. Quindi oggi niente doggy bag. Allora, Calugi, proprio oggi presenterete un'indagine sulla doggy bag. Abbiamo visto prima qualche dato nel servizio di Daniela Bricca, ma perché in Italia non decolla questa abitudine? Beh, perché tutti insieme dobbiamo riuscire ad abbattere questo muro dell'imbarazzo, chiamiamolo anche piccola vergogna, che forse è figlia, lo dicevate bene nel vostro servizio, di un po' di un retaggio del passato che non ha davvero più ragione di esistere. E poi forse anche il nome Doggy Bag, che è collegata, per quanto amati, ai nostri amici Quattro Zampe, non rende giustizia invece ad una lotta che è importantissima, quella contro lo spreco alimentare. Per questo, come Fipe Confcommercio, insieme a Comieco, abbiamo anche voluto fare un sondaggio per trovare un nome all'italiana che togliesse anche questo imbarazzo. L'abbiamo chiamato Rimpiattino, perché vogliamo portare l'esperienza del ristorante, anche lo stile, l'educazione alimentare che spesso nei ristoranti si acquisisce, nel consumo domestico. Ma come si può aiutare appunto a superare questo imbarazzo, questa vergogna di cui parlavamo? Magari possono fare di più anche gli esercenti, i ristoratori? Assolutamente sì, dobbiamo proporla di più ai clienti. Vede, ci dicevamo prima, lei lo chiede la doggy bag, mi diceva prima, ecco, lei fa parte solo di quel 15% della clientela che la chiede, e invece questa cosa deve diventare virale. C'è un dato che ci fa ben sperare: il 75% degli italiani, soprattutto le nuove generazioni che sono molto attenti a questi aspetti, che magari anche hanno anche esperienze internazionali e quindi dove la doggy bag viene chiesta più facilmente, il 75% è a favore di portare il cibo a casa non consumato al ristorante. E quindi superare la vergogna con una consapevolezza nel rispetto anche delle persone che naturalmente non possono e non hanno abbastanza cibo. E nel rispetto del cibo, che è fondamentale. E nel rispetto del cibo. Grazie. Grazie a Roberto Calugi della Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio.